Nuovo ristorante Antica Osteria I Tubi. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I get you. Antica Osteria I Tubi, ristorante e wine bar. A Palazzolo dello Stella, via Nazionale 59. Per info e prenotazioni 0431 58 041. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Coniglio Natura, il coniglio friulano allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali, si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le coche, gli hamburger, la cacciatora. E per saperne di più, visita il sito www.coniglionatura.com. Un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura. Scegli il coniglio friulano, allevato in un'oasi verde. Imper Cold Systems, dal 1981 sul mercato italiano ed estero. Imper a Staranzano realizza celle frigorifere, dispone di due unità produttive attrezzate alla realizzazione di diverse tipologie. Tecnici esperti, risposte rapide ed ottimali per risolvere tutti i problemi di spazio e di misura che i clienti pongono. Imper è il fornitore più importante per Fincantieri in Italia. Imper, costruzione celle frigorifere, in via Grazia dell'Edda a Staranzano. Giovedì a tutti gli appassionati di calcio di FVG Sport Channel, puntata specialissima di uno speciale di A Tutto Campo del giovedì, puntata specialissima perché finalmente ci siamo. Sta per arrivare il torneo delle regioni 2014, dal 13 al 19 aprile noi ci saremo in pompa magna. Oggi però iniziamo a capirne qualcosa di più e lo facciamo con i tre massimi esperti, forse, almeno per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. È come avere praticamente tre prandelli in studio. Abbiamo i selezionatori, gli allenatori delle tre rappresentative che speriamo tengano in alto il nome del Friuli Venezia Giulia. Iniziamo con l'allenatore dei giovanissimi, Giuseppe Vacca. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Vicino a me invece Andrea Massai per gli allievi. Buonasera. Buonasera a tutti. E poi, la nostra conoscenza, perché è stato ospite molte volte qui da noi, di Massimo Radina, Gabriele Pecile per gli juniores. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo a stuzzicarli già un po' questi tre allenatori, perché è nelle loro mani, poiché c'è il destino del torneo delle regioni per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Lo giochiamo in casa, ci terremo a fare bella figura. Allora, partiamo con Gabriele Pecile. E innanzitutto, mister, le convocazioni. Quando sapremo qualcosina di più? E se già può anticiparci qualcosina, dai. Beh, diciamo che stasera sono pubblicate le convocazioni di tutte le categorie con dei nominativi che sono
diciamo, il gruppo pressoché finale. Nell'ultima settimana verranno fatte le purtroppo dolorose scelte che impone il regolamento, stabilendo di portare solo 20 giocatori, e quindi noi tre selezionatori ci troveremo a dover fare a nostro malincuore qualche scelta, perché devo dire che forse i ragazzi in tanti meriterebbero di partecipare, però è il nostro compito cercare di individuare il numero dei 20 migliori, insomma. Al momento quanti siete? Questa preselezione quanti ragazzi comprende? Allora, io ne ho chiamati 20, ma per l'esperienza che ho avuto, ad esempio l'anno scorso, ne ho persi 3 l'ultima settimana, quindi può succedere di tutto. Andrea e Giuseppe sono sui 22-23 a testa, quindi in questo lotto credo che ci saranno i convocati. Allora, noi andiamo da Andrea Massai a questo punto, tra gli allievi, lista quasi pronta, doloroso però tagliarne qualcuno, perché in questo caso si tratta di tagli, anche se è un termine brutto. Sì, lista quasi pronta, anche se ho parlato con i ragazzi, ho detto che fino all'ultimo allenamento non si sa bene la lista definitiva, ecco. Saranno convocati 20, di solito ne ho convocati 21, 22, 23, quindi variando, no? E quindi fino all'ultimo non si sa, insomma, anche loro devono stare attenti fino all'ultimo a dare il massimo anche in campionato, no? Ecco, degli allievi parleremo abbondantemente dopo, adesso ci focalizziamo però sui giovanissimi, quindi su Giuseppe Vacca, grossa responsabilità perché i giovanissimi sono quelli generalmente con la lente di ingrandimento durante un torneo delle regioni, perché è un'età in cui un calciatore può ancora veramente esplodere, potremmo ritrovarceli davvero in altri palcoscenici. Un nome sugli altri, so che è brutto, però ci sarà un ragazzo che le è piaciuto più degli altri? Bah sì, più di uno veramente, per una questione affettiva e magari perché in qualche modo possa essere da buon auspicio, non posso che fare il nome di De Anna, perché visto che l'anno scorso un De Anna, fratello di Andrea che ho quest'anno, ha fatto molto bene, ci ha portato anche a buoni risultati come individualità, per cui per scaramanzia faccio questo nome. Ecco, allora da un De Anna all'altro, arrivederci a casa nostra abbiamo titolato noi, perché? Perché quest'anno si gioca in casa, arrivederci quindi ai giovanissimi. Vediamoci la clip e poi approfondiamo con Giuseppe Vacca. Clip. ...34 minuti di gioco, calcio di punizione per il Friuli Venezia Giulia, tre uomini in barriera per l'Umbria, De Anna ci prova con destro dalla distanza, 2-1! 38 e 25 secondi, questo potete credermi, questa è l'ultima però occasione vera. De Anna, palla che passa, 2-2, abbiamo rimontato il sogno del Friuli Venezia Giulia, sbatte sulle mani di Perugini. Arrivederci Sardegna, ci vediamo in Friuli Venezia Giulia, perché il prossimo anno giocate tutti a casa nostra. Tutti a casa nostra, diceva Massimo Radina dopo aver ripetuto quel 2-2 dell'ultimo minuto. Ecco, giochiamo a casa nostra con i giovanissimi, questa era la Sardegna dell'anno scorso, una grande responsabilità quest'anno. Sì, grande responsabilità perché si gioca in casa, perché i ragazzi sono maggiormente visibili dalla famiglia, dalle società, per cui anche loro saranno molto emozionati, quindi questo potrebbe essere anche per loro una motivazione in più per far bene, per cui per mettersi in evidenza. Quindi sì, una responsabilità in più che cercheremo di gestire nel migliore dei modi. Ecco, le volevo chiedere proprio, mi ha anticipato leggermente, si vede che era un difensore, è una responsabilità che va gestita proprio, quindi può creare anche delle pressioni, qualche difficoltà, oppure il palcoscenico è tale per non crearne. Ma sì, sicuramente, poi ecco, dipende, non so, dalle categorie. I giovanissimi
è un'età anche particolare, per cui vanno gestite tante cose. Tra le altre può essere anche questo fatto qui, però sì, lo valuteremo volta per volta, anche perché dipende anche da ragazzo a ragazzo, da soggetto a soggetto, per cui però non è un fattore da non trascurare sicuramente. Ecco, lei che ha il polso di questi ragazzi che, come dice la categoria, sono giovanissimi, a che punto siamo? Facciamo un discorso approfondito per quanto riguarda la nostra regione. Stiamo facendo dei passi indietro, dei passi avanti, siamo sempre allo stesso punto, ci sono delle difficoltà? Lei che è proprio l'età sta giorno dopo giorno. Sì. Ma secondo me ci sono, cioè, una buona realtà, soprattutto in questa categoria, ci sono degli ottimi elementi e veramente faccio sì, grossa difficoltà a... io ne scelgo 20, ma potrei altrettanti o 20 lasciarli a casa, cioè li lascio a casa, ma farebbero sicuramente parte di qualsiasi altra rappresentativa, proprio perché tanto è vero che ci sono anche molti ragazzi di molte società che stanno facendo molto bene, che siamo costretti a fare delle scelte, per cui cioè lei mi sta dicendo praticamente che si potrebbero fare due squadre in questo momento, forse non ugualmente competitive, ma due sì, squadre. Per quanto mi riguarda, sì, non proprio due squadre, però ci sono molti elementi validi. Molti elementi validi. Il difficile sta proprio nel metterli insieme, creare un gruppo squadra nel breve tempo possibile e dargli le giuste motivazioni per farli rendere bene. Ecco, quindi questo è quello che compete a noi, che dobbiamo cercare di fare al più presto possibile. Ecco, diamo un occhio, perché siccome ci stiamo avvicinando, è giusto dare un occhio ai gironi. Questo è praticamente come un mondialito, un piccolo mondiale. Si gioca così, ci saranno delle pressioni, ovviamente commisurate, che saranno simili, perché si tratta di partite secche, prima il girone e poi le partite secche, quindi mai dire mai. Gironi che saranno uguali per tutte le categorie. Friuli Venezia Giulia, che è inserito nel girone D con Emilia Romagna, Abruzzo e Liguria. Ecco, chiediamo a Giuseppe Vacca prima, poi lo chiederemo anche agli altri. Qual è la squadra più temibile di queste? L'Emilia Romagna mi viene da dire a me, però potrei sbagliare. Ma io direi tutte, anche perché, ripeto, ancora ritornando al discorso dei giovanissimi, sono ogni annata le sue particolarità, ogni regione può essere forte in un'annata, magari l'anno prima l'Emilia Romagna magari forte in quell'annata lì, quest'anno si ritrova in una situazione diversa. O ad esempio noi lo scorso anno l'unico pareggio che abbiamo fatto, cioè la prima partita abbiamo pareggiato con l'Abruzzo, che si diceva è la squadra più abbordabile, e lì abbiamo fatto un po' più di difficoltà, mentre con le altre abbiamo fatto bene, che potenzialmente erano, magari avevano qualcosina in più, per cui è difficile sulla carta stabilire già o fare un pronostico. Quello che conta poi è realmente il campo, per cui io penso che tutte le squadre hanno fan paura, e comunque bisogna non sottovalutare nessuno e impegnarci con tutte le avversarie allo stesso modo, anche perché poi la particolarità del torneo è proprio questa, no? Giocando tutti i giorni, magari alla terza partita subentrano anche altri fattori. E quindi bisogna prendere anche giocatori con gamba, questo mi stai dicendo praticamente. Esatto, bisogna, la scelta che noi facciamo è quella di scegliere appunto tutti e 20 validi, non c'è il giocatore titolare, quello che useremo come sì, tanto per portarlo, assolutamente no, proprio perché tutti e 20 i ragazzi daranno e il loro contributo. E poi vale il concetto che chi sta meglio in quel momento lì gioca. Esatto. E allora abbiamo parlato con Giuseppe Vacca per quanto riguarda i giovanissimi, però io le voglio chiedere ancora una cosa. Ho questa domanda che mi stuzzica dall'inizio della trasmissione. Allora, promettere è una parola enorme che nel calcio non è mai esistita a nessun livello, però ci si può provare, e quando dico ci si provare mi riferisco all'obiettivo alto. Beh sì, sicuramente ci si può provare, ci si deve provare ancora di più, perché siamo qui, visto anche quello che abbiamo fatto lo scorso anno, per cui siamo usciti dal torneo senza
mai perdere. E abbiamo avuto delle belle emozioni, abbiamo vissuto delle ottime sensazioni, per cui il nostro obiettivo principale è quello appunto di provarci, di giocarcela fino alla fine, di dimostrare il valore, il nostro valore è tutto quello che i ragazzi sanno fare. Poi se ci sarà un avversario più forte, sì, ben venga, e per loro ci fa piacere, faremo le congratulazioni all'avversario, ma da parte nostra no, l'obiettivo è quello di ben figurare sicuramente. E che il destino ci eviti i rigori però? Beh, a questo punto no, magari ce li prenderemo e c'è sempre un secondo passaggio, no? Magari abbiamo perso la prima volta. Magari questa volta va bene. Questa volta andrà bene, per cui sì. Gli unici metri potrebbero diventare benedetti a questo punto, sì, invece no, che maledetti. Metterei la firma a un'altra semifinale ai rigori, però poi il risultato lo rigiocheremo. Magari ne tireremo di più adesso negli ultimi allenamenti, così. Allora, così i giovanissimi in vista del torneo delle regioni, noi in vista del torneo delle regioni, ve lo ricordo, innanzitutto giovedì prossimo alle 21, altri dettagli sul torneo delle regioni, altro speciale con Massimo Radina, vi parleremo anche del nostro palinsesto, rivoluzionato completamente, totalmente dedicato al torneo delle regioni, un grande evento che FVG Sport Channel ha in esclusiva dal 13 al 19 aprile. Adesso piccolo momento di pubblicità, ma rimanete lì ancora a Tutto Campo, TDR 2014. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo, io ne ho bisogno. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. Ristorante Pizzeria Il Nuovo Baffone a Basaldella, all'uscita di Udine Sud, facile da raggiungere. Impossibile da dimenticare, Il Nuovo Baffone vi colpirà con le sue specialità, l'ampia scelta delle pizze, ogni vostro gusto è soddisfatto, e poi carne e pesce e per finire i dolci. Anche lo staff di A Tutto Campo ha scelto Il Nuovo Baffone. Se cerchi la buona cucina, hai solo una scelta. Ristorante Pizzeria Al Nuovo Baffone, a Basaldella. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Ben ritrovati, allora, non siete scappati via, solo poca pubblicità, siamo di nuovo dentro il torneo delle regioni 2014. Volevo chiedere una cosa a Gabriele Pecile, perché altrimenti poi dice che lo trascuriamo e non è giusto. E
La squadra dei giovanissimi ha qualche possibilità per ripetere quella straordinaria annata e per fare meglio dell'anno scorso? Beh, diciamo che, come ha evidenziato Giuseppe, ogni anno è diverso, e ancor più per i giovanissimi che si trovano alla prima esperienza sul palcoscenico del torneo delle regioni. Quello che secondo me è opportuno evidenziare è che quest'anno Giuseppe ha potuto lavorare con più tempo, partendo in anticipo rispetto a quanto avvenuto l'anno scorso, e quindi credo che abbia potuto con più ponderatezza fare le sue scelte, visionando più volte i giocatori, e quindi la speranza è che il lavoro che è stato fatto dia i frutti che tutti ci si attendono. Poi purtroppo il torneo ha anche una formula che non sempre, devo dire la verità, premia forse il migliore, perché subentrano stanchezza, fattori di squalifiche, infortuni, eccetera, e molte volte un episodio può condannarti, quindi deve girare tutto bene. E ne parleremo fra un po', perché non sveliamo, dopo Pecile ci parlerà della sua juniores. Adesso però è il momento degli allievi, è il momento di Andrea Massai. A che punto siamo, mister? Il Borsino innanzitutto, allievi da promuovere, abbiamo detto, e la squadra se ne parla tanto, è la squadra più interessante la sua, mister? Ma c'è un buon gruppo, abbiamo fatto dei buoni allenamenti, dei buoni test, quindi dei test positivi. Credo appunto che sia un buon gruppo, ci sia della qualità. Il difficile sarà mettere questa qualità, intrecciarla bene insieme, insomma, farla rendere in campo. Giochiamo in casa, quindi dobbiamo fare una bella figura, dobbiamo cercare di arrivare più avanti possibile, però io sono fiducioso, insomma. Il tempo che si ha a disposizione per preparare una manifestazione come il torneo delle regioni, secondo lei forse andava dato qualcosa di più, è un po' poco oppure è sufficiente anche? Ma non so, sicuramente più tempo ha un allenatore, un selezionatore, e meglio riesce a fare le cose, ovviamente. Il tempo è questo, la bravura magari nostra è anche sfruttare meglio il tempo e cercare di tirare fuori il più possibile, insomma. Ecco, no? Al momento in quanti siete? C'è anche in questo caso la preselezione, poi verrà tagliato qualcuno? Ma siamo in 23-24, insomma, ecco, dopo, come diceva giustamente Gabriele, all'ultimo minuto c'è sempre qualche defezione, no? Quindi più o meno siamo in 24, direi, nell'orbita, ecco. Ecco, lei che avrà sicuramente girato per i campi della regione praticamente tutto l'inverno, anche qualcosina prima e l'inizio della primavera, da dove avete pescato di più? Ecco, qual è la provincia che per esempio agli allievi darà più giocatori, darà più fieno? Ma diciamo che spesso sono andato dalle parti di Pordenone, ecco, a vedere i giocatori, insomma. Ci sono due realtà importanti, Pordenone e Sacile, ecco, inutile nasconderlo, e anche a Udine ci sono delle realtà importanti, e anche a Trieste, insomma. Però devo essere onesto, nel pordenonese, Pordenone e Sacile stanno lavorando da anni in una certa maniera, insomma, quindi i risultati si vedono, insomma, anche guardando le prime squadre, insomma, no? E lì sono le strutture che fanno la differenza, mister, giusto? Si pensi al De Marchi, a Pordenone, o alla cultura dei giovani che hanno a Sacile, per esempio, si vede anche in prima squadra poi. Sì, si vede in prima squadra, insomma, ecco, ma si vede anche nei risultati delle varie categorie giovanili, insomma, no? Ecco, mister, proprio grazie a questa infornata pordenonese, noi non lo sappiamo, però lo abbiamo un po' capito dalle sue parole, ecco, saranno molti i giocatori che vengono da Pordenone a questo punto. Non dal Pordenone, dalla provincia di Pordenone. Ma sì, il gruppo è formato da Pordenone, Udine, Trieste e Gorizia, insomma, ecco, in ordine, diciamo, più o meno, no?
Sì, abbiamo capito, in ordine, quindi decrescente, sì, da sì. Pordenone che fa la parte maggiore. In questo momento, se uno le dovesse chiedere come state, le sue sensazioni, il suo polso della squadra, in questo momento dove la piazzerebbe? Ma non conosco bene gli avversari, quindi non saprei dire dove. Posso dire che sono contento, che ci sono dei giovani interessanti. Posso dire che le società hanno aiutato molto queste selezioni, che la federazione ha fatto molto, e quindi credo, inglobando tutto questo, che possiamo far bene e possiamo toglierci delle soddisfazioni, ecco, insomma, e mettere qualche giovane in luce, insomma, che questo anche credo è un obiettivo importante per questo torneo, no? Io per par condicio, siamo anche sotto elezioni europee, quindi è una parola che sentiremo spesso. Per par condicio devo chiedere quello che avevo chiesto al suo collega dei giovanissimi, quindi ci dia uno o due nomi di quelli che poi ci faranno spellare le mani durante il torneo delle regioni. Io ne direi 20, quindi non c'è tempo. Ecco. Risposta molto diplomatica la sua, però, mister. Sì. No, ce ne sono tanti bravi. Dopo la bravura in un torneo dove le prime tre giornate giochi ogni giorno, no? Quindi di fila, magari il più bravo può anche mancare qualche partita e non mettersi in risalto, ecco, insomma. È lo stesso discorso di prima che facevamo, gioca chi ha più gamba a un certo punto, perché la tecnica tante volte finisce sotto la brillantezza alcune volte. Diciamo che la gamba in un torneo con questa formula è importante, come è importante anche altre cose, lo spirito di adattamento per esempio, no? Perché uno gioca con una squadra nuova, con dei compagni nuovi, un allenatore nuovo, ci si vede 10-11 volte, quindi bisogna pescare bene, bisogna pescare giusto. E lì come si lavora, mister? Qui entro proprio nel cuore del suo lavoro. Come si lavora in così poco tempo in una squadra che non si conosce, soprattutto sulla testa? Beh, la testa è ancora più fondamentale, meno tempo c'è e più testa ci vuole, no? Devo dire che non sono solo, ho anche dei collaboratori, e quindi siamo in quattro, quindi abbiamo fatto un lavoro molto ampio. E un'altra cosa importante anche da dire è che in ottobre tutti faremo una squadra, no? Magari a inizio campionato, magari, e dopo a febbraio ne faremo un'altra, magari. Quindi bisogna cercare di capire bene le caratteristiche dei giocatori, e un lavoro difficile, insomma. Complicato. Ecco, come stanno rispondendo le società, i club della regione alle chiamate che fate voi? Ecco, la vivono un po', facendo un parallelo che non ci sta, però anche questo è il calcio. Come succede tante volte tra la nazionale, magari i club, lì ci sono degli interessi economici molto più grossi, però tante volte anche le società dilettantistiche si credono professioniste. Avete trovato difficoltà? Questo lo chiedo un po' a tutti, mi risponda per primo lei, Massai. Ma difficoltà direi di no, almeno nel mio caso. Chiaramente qualche società deve essere un po' aiutata, magari avvisata due volte invece che una, insomma. Sì, per acquistare questa sensibilità. Però insomma, tutte le società, per quanto mi riguarda, sono state molto disponibili e partecipi, ecco, questo è importante. Chiedo anche a lei, mister Bacca. Sì, confermo, per quanto mi riguarda, con i giovanissimi massima collaborazione, anche perché è fondamentale. Come diceva Andrea, a ottobre, novembre si vedono dei giocatori, dopo tre mesi magari gli stessi giocatori, c'è un cambiamento anche radicale, ancora di più nella categoria giovanissimi, perché sono in piena fase di crescita, e allora è importante la collaborazione della società, il continuo parlarsi e monitorare settimanalmente la situazione sui ragazzi che vengono visionati, no? Quindi questo c'è e continuerà ad esserci, perché avrà una ricaduta positiva sui ragazzi sicuramente. E sui club stessi alla fine. Senz'altro. E quindi è un gioco che poi ha somma positiva. Gabriele Pecile invece,
gli junior se non rischiano di crescerle 10 centimetri in qualche mese, qui è un po' diverso. Con le società tutto a posto? Sì, devo dire, quest'anno, forse anche per la sensibilizzazione che è stata fatta. Ma anche perché giochiamo un po' in Friuli? No, non credo. Forse perché ne abbiamo parlato a inizio anno, abbiamo incontrato le società, abbiamo cercato di avere un rapporto franco, diretto, collaborativo, e quindi ritengo che siano andate discretamente bene le cose. Sicuramente si può sempre migliorare e mettere a punto ancora qualche dettaglio. Per il resto cercheremo di fare il meglio possibile anche con le società, cercando di proprio collaborare. Lo spirito deve essere quello. Loro devono capire che il tempo a nostra disposizione è poco, e noi dobbiamo essere disponibili e capire quali sono anche le loro esigenze, i loro impegni. Quest'anno forse Andrea e Giuseppe non l'hanno detto, ma anche la nostra attività è stata tutta riscadenziata per effetto del maltempo, che ha determinato tutta una serie di recuperi infrasettimanali che hanno portato magari ad un concentramento delle attività più alla fine, ma magari le società questo non lo sanno. Noi avevamo previsto un qualcosa di più qualche stage, possiamo chiamarli sì, così, o qualcosa di più dilatato per non dare troppo fastidio, però giustamente i tempi dei recuperi e le partite che sono saltate a causa del maltempo hanno un po' creato qualche disagio anche a noi, insomma. Ritorniamo noi allora da Andrea Massai, ritorniamo dagli allievi. Quanto conta la fortuna in un torneo così, in un torneo dove si gioca ogni giorno, in un torneo dove dopo diventano partite secche, dentro o fuori? La fortuna ha sempre la sua importanza in tutte le cose. Dopo, tra l'altro, bisogna anche andare in cerca un po' della fortuna, no? Si dice. Speriamo di far bene e per merito e per poca fortuna, insomma. Ecco, far bene può significare anche, non vorrei che pensasse che lei fosse stato esente da questa domanda, non lo sarà, arrivare fino in fondo si può, possiamo crederci? Ma credo che, essendo la regione ospitante, consapevoli anche che comunque un buon gruppo, anche visti i test fino adesso, io credo che l'obiettivo sia di andare in finale, insomma. Dopo dipenderà da tante cose, magari anche forse della fortuna, però credo che un obiettivo giusto sia quello di andare in finale. Ecco, dopo, ripeto, ci saranno tante cose che... Ecco la pressione allora anche giornalistica, dove arriverà? Certamente sugli allievi sto scherzando, mister, chiaramente sarà pressione positiva. Le faccio un'ultima domanda prima di andare un attimo in pubblicità. Lei aveva messo Trieste al terzo posto in questa graduatoria di provenienza dei ragazzi. Ecco, quanto conta la situazione attuale della Triestina? Ci si aspetta che la Triestina torni ad essere una vera e propria fucina? A Trieste la Triestina manca, insomma, no? Ne abbiamo avuta tanti anni, negli ultimi è stata un po' latitante. Io poi da triestino spero sempre che ci sia una ventata di freschezza, diciamo, e che venga qualcuno, qualche persona importante, solida, che faccia fare che si possa fare un buon lavoro a Trieste. Del resto noi siamo anche un po' emarginati, no? Perché siamo confinari, quindi abbiamo già le nostre difficoltà. Però c'è una storia di talento alle spalle, che questa tesi non dico che la sconfessi, però insomma si può tornare ad avere dei buoni talenti triestini. Sto parlando anche di tutti gli sport, perché in realtà Trieste ha regalato giocatori di basket fantastici, ha regalato giocatori di calcio che hanno fatto la Serie A. Qualcosa evidentemente non va in questo momento. Ma assolutamente sì, qualcosa non va. Volevo dire con quello che ho detto che appunto
non siamo aiutati territorialmente, però la storia ci dà comunque conforto, no? Sperando di ritornare a quei livelli lì, insomma. Ecco. E allora speriamo che la prossima intervista, che le farò io, che le farà Massimo Radina, non è importante chi gliela farà, l'importante è che gliela faccia in finale del torneo delle regioni. Scongiuri sono consentiti in questo momento. Abbiamo parlato degli allievi, ricordiamo ancora una volta, non ci stanchiamo, dal 13 al 19 di aprile, ovviamente, il torneo delle regioni qua in Friuli e soprattutto qua su FVG Sport Channel, che sarà la casa del torneo delle regioni. Ve ne parleremo anche dopo, adesso pubblicità, poi Gabriele Pecile, gli juniores ce n'è anche per lui. A fra poco. Nuovo ristorante Antica Osteria I Tubi. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just. Antica Osteria I Tubi, ristorante e wine bar. A Palazzolo dello Stella, via Nazionale 59. Per info e prenotazioni 0431 58 041. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Coniglio Natura, il coniglio friulano allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali, si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le coche, gli hamburger, la cacciatora. E per saperne di più, visita il sito www.coniglionatura.com. Un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura. Scegli il coniglio friulano, allevato in un'oasi verde. Imper Cold Systems, dal 1981 sul mercato italiano ed estero. Imper a Staranzano realizza celle frigorifere, dispone di due unità produttive attrezzate alla realizzazione di diverse tipologie. Tecnici esperti, risposte rapide ed ottimali per risolvere tutti i problemi di spazio e di misura che i clienti pongono. Imper è il fornitore più importante per Fincantieri in Italia, un'impresa legata al territorio, veste 1981, Imper, costruzione celle frigorifere, in via Grazia Deledda a Staranzano. Eccoci qua allora, di nuovo, torneo delle regioni e questa volta andiamo dalla nazionale maggiore, dai chiamiamola così, dalla regionale maggiore, da Gabriele Pecile per la Juniores. La Juniores, ne parliamo bene fra pochissimo. Anzi, parliamone subito, non si vede da allora, dal 1984, sono 30 anni quest'anno che la Juniores non vince il torneo delle regioni. Sono tanti, mister. Non è colpa sua, eh? Oh, Dio, quindi vuol dire che se aspettiamo ancora uno non succede niente, insomma. Ma 31 non è un bel numero, sarebbe meglio 30 per fare la cifra tonda. Stiamo scherzando, sì, ovviamente. Io volevo chiederle prima, però, ne abbiamo parlato brevemente nello spazio dedicato agli allievi. Lei mi diceva che questo torneo fatto così, si gioca ogni giorno, aveva storto un po' il naso, o è stata la mia impressione? No, no, è una formula che da quando faccio io è sempre cadenziata con questi ritmi. Quest'anno forse è un po' meglio, nel senso che la
la tipologia di passaggio del turno dà qualche chance in più in termini di possibilità. La formula precedente a me non, francamente non piaceva tanto, nel senso che con gironi a 5 squadre in cui passa solo la prima, sì, perdi una gara, sei fuori sostanzialmente, quindi questa nuova formula a me piace di più. Ecco, noi dicevamo non si vede dal 1984, la squadra del 2014, dei 30 anni, si vede adesso invece? C'è, si intravede perlomeno un'idea di squadra? Dio, l'idea di squadra deve esserci, se no era meglio che stessi a casa. Francamente, se vedo che sono andate in onda le immagini della gara col Veneto, c'è un bel po' di differenza con altre regioni. Come mai, secondo lei, mister? Proviamo a spiegarlo. Per numero, prima ed evidente considerazione, cioè i numeri di questa regione sono, parlo nella mia categoria, assolutamente inferiori rispetto alle altre. Prima gara giochiamo con l'Emilia ha due gironi di eccellenza e quattro di promozione. Conta anche la qualità di questi gironi, pensiamo al girone dell'eccellenza friulana, le faccio un esempio, le squadre di eccellenza friulana quando poi vanno a giocare in Serie D tendono a fare l'ascensore, quindi tendono a retrocedere, le squadre dell'eccellenza veneta invece fanno degli ottimi campionati, è più alto anche il livello qualitativo? Sì, almeno per quello che ho visto io di esperienza in 3 anni che faccio il torneo delle regioni, direi di sì. Nella categoria maggiore ancora di più. Noi dobbiamo considerare che abbiamo 6 squadre in interregionale, cioè l'annata 95 che io ho allenato nella categoria allievi, arrivando in semifinale, si rivede in questa squadra per 3 ventesimi. Gli altri hanno, magari anche con piacere e soddisfazione, hanno avuto la possibilità di andare in altre categorie superiori. Quindi è un po' i numeri categoria... sono un po' limitati. È un po' una categoria sfortunata quella degli juniores, perché si arriva anche in un momento della vita di un ragazzo dove probabilmente fa anche delle scelte, quindi se viene chiamato poi da una squadra un po' più importante si rischia di non avercela più. È chiaro, tra un giocatore che ha la possibilità di andare in Serie D o in qualche ulteriore squadra addirittura ancora superiore, è giusto che vada. Insomma, è stato detto da Giuseppe Andrea che forse uno dei nostri compiti è sì di cercare di vincere, ma è anche quello di mettere in mostra, credo più nelle loro categorie, perché magari la mia è un po' meno appetibile per le società professionistiche, mettere in mostra dei talenti, quindi questo deve essere anche un obiettivo ed è uno degli obiettivi che ci siamo posti, insomma. Ecco, quindi il suo forse è un lavoro doppio rispetto a quello che devono fare poi Massai e Vacca che abbiamo qui. Ma no, non è un lavoro doppio, cioè lo posso dire perché ho cognizione di causa, nel senso che ho fatto gli allievi e poi ho fatto la juniores. È un lavoro diverso. Io quando ho fatto gli allievi ho potuto scegliere tra più squadre, tra più numeri, ho un campionato intero dove poter scegliere. Io con i fuori quota tra eccellenza e promozione, che sono 94 e 95, le squadre sono 48, quindi se ho la fortuna pesco su una 60-70 di giocatori. Vedevo una scritta in sovraimpressione, dovremmo avere al telefono Massimo Radina, in quel caso sarebbe un grande piacere. Massimo, non è in linea, non ci sente, per il momento non ci sente Massimo Radina, speriamo, avevamo visto una scritta, vediamo se ci richiamerà più avanti. Noi intanto continuiamo con il mister, con Gabriele Pecile. Dove è andato a pescare, mister, allora? Se si è ristretto, se si restringe, come dicevamo, la possibilità di scelta, lì dove è andato a pescare? Sono andato dappertutto, anche in seconda categoria. E
rifarebbe il discorso che aveva fatto il suo collega Pordenone da di più, oppure nella Juniores poi le cose cambiano? Nella Juniores cambiano perché vai a pescare alla fine, sai, si dice peschi solo quelli di eccellenza o promozione. Io sono andato a prendere anche giocatori bravi di seconda categoria, poi li metti a fare una partita, sono anche bravi, però non ce la fanno con il ritmo, perché il ritmo a cui giochi in eccellenza è diverso al ritmo a cui giochi in prima o in seconda categoria. E il torneo che andiamo ad affrontare è un torneo dove il ritmo è alto, o meglio, se vuoi far bene devi avere un ritmo alto. Assolutamente, e un ritmo alto te lo può garantire per esempio un giocatore, qui il nome lo faccio io, come Facca del Fontana Fredda, e la vostra punta di diamante, possiamo chiamarla così, anche se è brutto fare nomi, no, lo sappiamo. Allora ti dico, quello che vorrei evitare è che è già successo troppe volte in passato. Marco è un giocatore che sicuramente ha qualità, è un giocatore che io 2 anni fa ho scartato negli allievi, scartato tra virgolette, nel senso non è stato tra i 20, l'ho portato avanti durante l'anno ma non l'ho portato tra i 20. È un giocatore che è cresciuto molto, in particolare nell'ultima stagione, ha trovato un po' la sua consacrazione e la sua dimensione. È un giocatore che ha talento, però non è giusto, secondo me, gravarlo di compiti che non devono essere suoi. È un giocatore di talento che può risolvere le partite perché ha qualità. Però è successo tante volte negli ultimi anni, faccio gli esempi di Bardini, di Bussi, giocatori che sono arrivati al torneo delle regioni magari anche forse un po' stanchi. Forse mentalmente più che fisicamente. Beh, il campionato d'eccellenza è un campionato che logora. Marco sta facendo un gran campionato in una squadra che comunque sta lottando per vincere il campionato di eccellenza. Ha giocato oltre 20 partite a ritmi. Fontana Fredda è una squadra che gioca molto a calcio, gioca anche un bel calcio, a mio avviso, un calcio propositivo. Però è anche un calcio dispendioso, quindi bisogna tener conto anche di questo. Non graviamolo troppo perché dopo vorrei evitare che magari si dicesse che non ha fatto un bel torneo delle regioni, quando magari un giocatore non arriva al massimo della condizione o quant'altro, o perché magari gli è stata messa sulle spalle un po' troppa pressione. Ecco mister, io vorrei fare una domanda, però su questa domanda coinvolgerei non solo lei, ma dopo passerei la palla anche a Masai e Vacca, perché è una domanda importante secondo me. Si sta provando nei settori giovanili, ci limitiamo al Friuli Venezia Giulia, a giocare un po' di più a calcio? E giocare a calcio abbiamo capito entrambi che cosa vuol dire. Sì, cioè credo che almeno... Io vedo, sono andato a vedere anche le partite magari di allievi e giovanissimi, e ci sono alcune realtà che lo fanno di più, alcune di meno, e a mio parere soprattutto nelle categorie inferiori, ma non perché è un luogo comune, forse curare l'aspetto tecnico è importante. E lo dico magari provocatoriamente perché so che non tutti la pensano nello stesso modo, a mio parere va curato l'aspetto tattico un po' di più, perché faccio l'esempio della partita col Veneto. Noi abbiamo fatto un allenamento la mattina dedicato alla cura di alcuni dettagli tattici. Il Veneto scende dalla Corriera senza neanche essersi fermato a mangiare. Vedo la linea difensiva del Veneto che si muove come se fossero 4 giocatori che giocano tutto l'anno nella propria squadra. Confrontandomi con il mister gli chiedo quanti allenamenti hai fatto a quella linea difensiva. La risposta è 0, solo ho fatto solo amichevoli. Il che significa che il bagaglio che c'è qualcosa a monte tattico di qualche giocatore in altre regioni è superiore al nostro. Questo non significa che non lavoriamo bene, significa che posso dire per i giocatori che arrivano magari un po' più avanti, qualche cura del dettaglio tattico fatto prima può essere utile.
qualche cura del dettaglio tecnico è ancora più utile, perché arrivare a giocare in eccellenza richiede qualità tecniche forse un po' superiori rispetto a quelle che ci sono adesso, a mio parere. Anni fa la qualità dell'eccellenza, lo dico senza timore di smentita, era superiore, e quindi queste sono le mie opinioni. Poi loro che vivono i giocatori quotidianamente di quelle categorie possono sicuramente esprimere meglio il... Allora, io lo dico col senno di poi, nel senso con quello che vedo arrivare. Con la sensazione a valle, capiamola, esatto. Anche a monte, allora, Vacca innanzitutto. Ma concordo con quello che ha detto Gabriele, perché sì, ci sono società che lavorano meglio, società che magari fanno un po' più di fatica, però la cosa importante è investire, e si cerca di investire sui ragazzi, ma è importante investire sugli allenatori, no? Soprattutto di settore giovanile. Perché uno dei criteri nostri di scelta è anche prendere dei ragazzi che hanno anche una certa formazione, oltre che tecnica, anche tattica, perché da selezionatore hai pochi allenamenti e non hai il tempo per poter curare nel particolare alcuni aspetti. Per cui se molti ragazzi hanno già un lavoro dietro sotto alcuni aspetti, è fondamentale ed è importante, per cui ci sono molte società che questi lo fanno, qualcuno fanno un po' più di fatica, però sì, nella media stiamo migliorando. Si cerca di far bene, ecco. Ma sai invece? Ma quello che hanno detto i miei colleghi è sicuramente tutto giusto, però aggiungerei due cose molto importanti. Ci sono alcune società che giocano per vincere, no? Per fare risultato, e ci sono alcune società che magari lavorano più sulla crescita, questa è una cosa importante. Di conseguenza ci sono alcune società che io reputo una cosa molto giusta: se un ragazzo è bravo, magari lo fanno giocare con quelli un po' più grandini, no? Ecco, questo anche aiuta a crescere, e magari può essere che la squadra che perde questo giocatore perché è salito magari va a perdere un po' di qualità e magari non vince il campionato, però forse ho aiutato un ragazzo a migliorare e forse a fare qualcosa in più, ecco, no? Quindi dipende anche dall'obiettivo che hanno le società nel settore giovanile, no? Ecco, allora, lezione, messaggio a cui mi accodo anch'io, tra l'altro, per le società, per gli allenatori, magari anche dei settori giovanili, non dite di no se una squadra di ragazzi più grandi del vostro ragazzo vi domanda un calciatore per una domenica. Non dite c'è un impegno importante, c'è la parte importante, è un'opportunità per lui, lo farete semplicemente crescere. Ritorniamo alla Juniores, abbiamo un piccolo contributo. Abbiamo parlato di questi 30 anni del 1984, abbiamo una chicca: Massimo Radina, che ha intervistato i protagonisti proprio di quella vittoria. Ce li vediamo e poi torniamo in studio. La cosa più importante è quella di far sentire orgogliosi tutti, probabilmente i familiari, gli amici e noi, che se possiamo andiamo a vedere, di essere friulani e di rappresentare questa regione che per varie vicissitudini è sempre stata ricordata o anche un po' dimenticata, perché alla fine noi friulani siamo in questo angoletto quassù, e quando diceva bene anche Ranieri, la Lombardia sicuramente ha 6 eccellenze, 10 promozioni, 20 prime categorie dove può pescare, noi siamo una piccola realtà. Quando metti su quella maglia ti senti friulano, c'è poco da fare. Io deve essere quello. Io batto da quello, io sono friulano. E per me non c'è una regione migliore del Friuli, e devo dimostrarlo anche in questo frangente, non c'è niente da fare. Quello secondo me ti fa superare anche i problemi tecnici, tattici, di qualità, tutto quello che vuoi. Se io mi sento orgoglioso, se io mi fido dei miei compagni, se i miei compagni si fidano di me, posso arrivare ovunque. Secondo me la nostra squadra è diventata forte per quello, perché a un certo punto ci siamo resi conto che contro di noi era dura, e allora lì diventa dura per gli altri.
Gabriele Pecci, le danno la carica le parole del Dea, le parole di De Agostini. Bisogna giocare anche per quello questo torneo delle regioni. Può essere una spinta in più, come diceva giustamente De Agostini. Non c'è una regione migliore al mondo secondo lui, deve esserlo anche secondo voi. Quello è un presupposto. Chi non sente qualcosa vestendo la maglia della rappresentativa della propria regione, forse non è adatto a questo tipo di selezione, a questo tipo di torneo. È un torneo dove la componente motivazionale è fondamentale. Lo scorso anno i giocatori lo sapevano perché gliel'ho sempre detto, eravamo una squadra con un tasso tecnico bassino, però è stata una squadra che avrei avuto piacere potesse raccogliere qualche soddisfazione in più, perché è stato un gruppo che ha onorato la maglia, ha dimostrato serietà, voglia, è andato anche non poco oltre i propri limiti. Quindi questo è quello che ho chiesto anche alla squadra di quest'anno, cioè specchiarsi di meno, pensare un po' di meno alle qualità che il singolo può avere, ragionare più come collettivo, perché o facciamo qualcosa di straordinario, cioè, ma tanto sopra i nostri limiti, altrimenti noi i primi quattro posti non li vediamo. C'è una vaga possibilità di vederli questi primi quattro posti? Questa domanda in chiusura doveva aspettarsi. Beh, io lo dico come lo dicono gli spogliatoi, cioè noi giochiamo sempre per vincere, però per poter competere in questo torneo con gli altri dobbiamo aumentare il ritmo, intensità, che in questo momento è troppo basso e l'ho dimostrato la partita col Veneto. E dobbiamo aumentare un po' l'autostima, cioè capire che forse non siamo, come giustamente dicevano gli ultimi vincitori, una regione piccola nell'angolino, ma siamo gente tosta, gente che può mettere in difficoltà chiunque, e andare a giocarcela facendo vedere che sappiamo giocare a calcio, perché non è che noi non sappiamo giocare a calcio, ci manca forse qualche componente che nel calcio però è determinante, come la mentalità, la consapevolezza dei propri mezzi e forse anche la fame. Ad esempio con le squadre del Sud Italia noi soccombiamo sempre perché la mentalità e la fame che magari queste squadre hanno è superiore alla nostra. Ecco, quindi bisognerà metterla in campo, bisognerà far vedere insomma che anche i friulani sono molto più che affamati proprio in questi giorni, sì, in cui il Friuli compie 937 anni. E siamo veramente in chiusura della parte dedicata alle juniores. Ha già visto le altre squadre, mi parlava di un talentino dell'Emilia Romagna fuori onda. No, noi non abbiamo visto nessuno ufficialmente, diciamo che qualche informazione ce l'abbiamo. Come peraltro l'Emilia avrà potuto vedere la partita col Veneto da voi trasmessa, insomma. Si cerca come ogni allenatore di avere un po' di informazioni sull'avversario, almeno per cercare di preparare al meglio la squadra. Ma le carte sono ancora coperte comunque adesso? Come per tutti, anche loro sono in 22 e devono fare le scelte, insomma. E allora noi abbiamo passato ai raggi X un po' le nostre tre selezioni, potrete vederle su questi schermi, su questo canale, su FVG Sport Channel, in esclusiva tutto il torneo delle regioni, palinsesto rivoluzionato dal 13 al 19 di aprile. Sarà una grande vigilia di Pasqua, sarà una grande settimana, rimanete lì perché ancora non è finita. Pubblicità, ci rivediamo. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva.
Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo, io ne ho bisogno. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. Ristorante Pizzeria Il Nuovo Baffone a Basaldella, all'uscita di Udine Sud, facile da raggiungere. Impossibile da dimenticare, il Nuovo Baffone vi colpirà con le sue specialità, l'ampia scelta delle pizze, ogni vostro gusto è soddisfatto. E poi carne e pesce e per finire i dolci. Anche lo staff di A Tutto Campo ha scelto il Nuovo Baffone. Se cerchi la buona cucina hai solo una scelta, ristorante pizzeria al Nuovo Baffone, a Basaldella. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Rieccoci ancora, torneo delle regioni 2014 speciale A Tutto Campo. Noi stiamo per gustarci la chicca finale. Prima però voglio salutare e ringraziare i nostri tre Cesare Prandelli della serata. Iniziamo, andiamo in ordine cronologico inverso da come abbiamo cominciato. Gabriele Pecile, tecnico della Juniores, in bocca al lupo e grazie. Crepi e grazie a voi. E poi Andrea Massai, gli allievi, in bocca al lupo, grande responsabilità, bisogna vincerlo questo torneo, mister? Crepi lupo e grazie. E poi, infine, Giuseppe Vacca, per i giovanissimi, anche qui dobbiamo fare una gran bella figura, grazie di essere stato qua. Senz'altro, crepi lupo e buonasera a tutti. E noi adesso ci vediamo, TDR Story, ma è una TDR Story con gli attributi, perché riguarda i giovanissimi del 2012 in Basilicata, la grande annata, la vittoria. Mi ricordo una telecronaca bellissima di Massimo Radina, la potrete risentire. Noi ci vediamo ovviamente con gli appuntamenti del fine settimana, quindi con la domenica e poi con lunedì in gol e A Tutto Campo Serie D martedì. Giovedì prossimo invece alle 21 altro speciale sul torneo delle regioni, vi parleremo anche del nostro palinsesto, lo seguiremo in esclusiva tutto il torneo delle regioni dal 13 al 19 di aprile, prima di Pasqua. E allora TDR 2014, noi ci siamo, tra poco per fortuna è arrivato, c'è anche lui, alla prossima. Basilicata a fare la passeggiata, ma andiamo per diventare campione d'Italia. Questo non lo dico perché voglio essere presuntuoso, ma perché l'obiettivo per un allenatore è quello di vincere. Se non è meglio in gita vado con la mia famiglia. Finisce qui, riscrivete gli almanacchi, aggiungete nell'albo d'oro del trofeo della regione in Friuli Venezia Giulia, è un trionfo storico.
da che parte la mia terra ricomincia un'altra storia, la mia sorte è il mio destino, la mia stella è il mio cammino, da che parte la mia terra, dentro al cuore la memoria e negli occhi il mio destino. Padre, abbracciami. Sul Veneto, siamo campioni d'Italia, questi ragazzi sono campioni d'Italia. Siamo a Monfalcone, il paese di mister Andrea Petric, per raccontare quella vittoria. Sono passati 2 anni a Scanzano Ionico in Basilicata, dove proprio lui era protagonista, erano i giovanissimi campioni d'Italia, l'ultima vittoria del Friuli Venezia Giulia, torneo delle regioni. Allora mister, siamo a casa tua. Per tornare un po' indietro col tempo, forse su questo campo hai fatto uno dei primi ritiri con quella che poi diventò la rappresentativa campione, vero? Sì, proprio hai detto giusto, il primo per vari motivi venne fatto qui a Monfalcone, come se questa storia doveva avere un inizio a casa nostra. Mi ricordo anche che era brutto tempo, pioveva, abbiamo fatto allenamento sul campo sintetico ed è stato veramente un grande allenamento, perché da lì è partito, diciamo, tutta la nostra storia. È partita una storia che è stata vincente, bella, l'abbiamo raccontata insieme anche in un libro che ricorda quei giorni, un libro fresco che venne prodotto subito dopo. Adesso è passato un po' di tempo, qual è il primo ricordo che ti viene in mente 2 anni dopo? Ma guarda, sicuramente di tutta questa storia, perché così lo possiamo chiamare, di questa storia calcistica, forse il momento più emozionante è stato quando i ragazzi hanno alzato la coppa dopo tutto quello che hanno passato per riuscire ad andare lì, per le varie traversie, per tutte le cose che abbiamo passato, di cui tu sei testimone, e credo che se lo sono veramente meritati, sono stati veramente bravi. Povolon, Tris del Friuli Venezia Giulia sul Veneto, la coppa adesso ce la portiamo a casa. Torniamo ancora un po' indietro, allora cerchiamo di riviverlo un po'. Quella squadra innanzitutto era formata da dei giocatori di talento, ma che tu puoi raccontarceli un po' di più. Com'erano questi ragazzi? Beh, diciamo soprattutto che è stato dal primo momento la scelta è stata fatta in base a un gruppo, chiaramente con delle caratteristiche tecniche ben studiate. Il gruppo era formato soprattutto da uomini, da ragazzi che poi diciamo si sono rivelati degli uomini, perché per capire certe cose in pochi giorni, nella velocità del torneo delle regioni, chiaramente sono stati dei ragazzi molto intelligenti. Se il mister è una squadra spettacolare, noi abbiamo un mister spettacolare. Il talento, diciamo, quello che ti colpì magari subito, Miani? Sì, sicuramente Miani, Cudicio, Marson sono dei giocatori veramente incarnati lì, secondo me hanno fatto veramente delle cose fantastiche nell'annata, nel torneo sono stati quelli che ci hanno permesso di poter portare a casa il titolo. Un po' più lontano da qua era Sistiana, invece ci trovammo, io feci una domanda, era più o meno questo periodo, e la riproponiamo dopo 2 anni. Cosa va a fare Andrea Petric in Basilicata? Andiamo in Basilicata a fare la passeggiata, ma andiamo per diventare campioni d'Italia. Abbiamo detto che andavamo per vincere, l'abbiamo fatto, ci hai parlato fortuna tu con la tua domanda, siete fortunati noi, come dicono in tanti, e io auguro questa fortuna a chi viene dopo di me e a chi sta lavorando per questo torneo. Senti, cosa resta adesso di quell'avventura, di quella vittoria, a te come mister, come persona? Ma sicuramente resta la magia del torneo, resta la magia di questi ragazzi, il rapporto con questi ragazzi, che penso che al di là dello sport sia una cosa interessante, una bella cosa da vivere. Ancora oggi mi chiamano, mi chiedono come sto e mi chiedono dei consigli calcistici, e credo che qualcuno ha veramente delle grandi prospettive e gli auguro di poter sfruttare tutta la loro potenzialità e che il torneo delle regioni sia stato un inizio, no? E non una fine, e soprattutto che il torneo delle regioni sia sempre una fucina di campioni per noi del Friuli Venezia Giulia, che credo ne abbiamo tanti, bisogna solo valorizzarli e farli vedere. In quel torneo, nel girone eliminatorio, il Friuli Venezia Giulia fece 7 punti, 2 vittorie e un pareggio, mister. Però poi c'era bisogno di un favore che arrivò. Ti ricordi quei giorni, ce li racconti, quel giorno alla Terza?
sì. In tribuna eravamo assieme. Sì, sì, me lo ricordo bene, Massimo, mangiando le pizzette. E allora, guarda, chiaramente ci vuole anche un po' di fortuna, no? Anche perché l'anno scorso con gli allievi abbiamo fatto sempre 7 punti. Quindi voglio dire, non credo che abbiamo fatto male, anzi, credo che abbiamo fatto molto molto bene. La fortuna ha voluto che, come da pronostico, la Sardegna battesse l'Emilia Romagna, se non ricordo male, e così ci portò in semifinale. È chiaro che se fosse stata solo fortuna, in semifinale avremmo perso 5-0, così non è stato. Quindi io credo che c'è anche una componente di fortuna, ma io che l'ho vissuto dal vivo, e credo tu anche, hai visto anche che c'è stata comunque una componente di lavoro molto molto importante. Sì, tanto lavoro, e poi è arrivata quella finale. Quando sei arrivato su quel campo, in quella giornata di vento, cosa pensavi? Beh, questa è la mia giornata, oggi si vince e così è stato. Siamo partiti credendoci, questa è la cosa secondo me più importante. Ce l'avevi già il film, insomma. Sì, ti devo dire la verità, mi aspettavo una partita molto difficile, così è stata, come può essere una finale per diventare campione d'Italia, però devo dire la verità che i ragazzi l'hanno interpretata così bene che non c'è stato poi alla fine il secondo tempo, abbiamo giocato veramente una gran partita dove le emozioni si sono succedute, dove abbiamo visto veramente la forza di questi ragazzi che avevano voglia di diventare campione d'Italia. Io questo lo dico di nuovo, avevano una gran voglia di diventare campione d'Italia, forse per questo lo sono diventati. Questo ha fatto la differenza. Poi, restando a quella finale, una mano quel giorno all'inizio sembrava non te la volesse dare il vento, poi nella ripresa il vento invece ha spinto qualche pallone. Sai, io sono comunque un amante del vento, quindi questo non so se sia una fortuna o meno. Comunque, di conseguenza, il primo tempo ci ha veramente penalizzato, anche i ragazzi insomma erano un po', anche perché di Trieste, che dove c'è la buona non è che ne avevamo tanti, quindi di conseguenza ci ha penalizzato, però penso come noi così loro. Dopo, alla fine della fiera, cosa vuoi, c'è stata la pioggia, c'è stato il vento, c'è stato il sole, tu sei stato testimone, è stata una splendida giornata, è veramente una cosa magica. Una cosa magica, e poi un viaggio di ritorno che è durato per un po' di tempo, che ha fatto tanto eco quella vittoria. Ti sei reso conto che ne aveva bisogno un po' questo movimento giovanile, e soprattutto c'è rimasto qualcosa secondo te alla fine? Ma io credo che sia rimasto sia a me che ai ragazzi qualcosa, a livello regionale non te lo so dire, spero di sì, spero di aver fatto capire quello che ripeto sempre, che ripetevo prima, ripeto dopo, che abbiamo dei grandi campioni, secondo me, in casa nostra, se li valorizziamo un po', se abbiamo voglia di lavorare, se li sappiamo sfruttare, possiamo toglierci veramente tantissime soddisfazioni. E quest'anno, mister, il Friuli Venezia Giulia è la regione che ospiterà. Cosa ti senti di dire a quegli appassionati di calcio giovanile, che però magari non conoscono il torneo delle regioni? Cos'è il torneo delle regioni? Ma sicuramente mi sento di dire, andate a vederlo, seguite questi ragazzi perché è molto emozionante. Ci sono delle squadre, delle regioni, vedi veramente l'Italia al completo, e quindi ti rendi conto di quanto sforzo facciano questi ragazzi per poter poi un giorno, forse uno su 600.000, fare il professionista. Lì lo vedi proprio in campo, lo respiri, e secondo me, per chi ama il calcio, non mi perderei neanche una partita del torneo delle regioni. È stata una bella avventura, mister. Sono già passati 2 anni, eravamo in Basilicata, abbiamo cercato di tornarci un po' con i ricordi tramite le immagini, tramite questa intervista. È passato un po' di tempo. Quando ne parlano, quelle volte che si ricorda quel torneo, quei giorni, c'è ancora un po' di emozione. Ma sicuramente sempre. Io credo che, come hai detto tu prima, basterebbe che uno ogni tanto prenda il libro e si metta a rileggerlo, perché l'hai raccontato veramente bene, e soprattutto secondo me si capisce che è stata un'avventura giovanile emozionante, che abbiamo portato la regione alla ribalta nazionale, che è una cosa che, ti torno a dire, penso che non sia facilissimo fare. Infatti 30 anni mi sembrano veramente una vita, e uno di questi ragazzi che oggi ha 15 anni, magari se capiterà tra 30 anni ne avrà 45-50, voglio dire, quindi sono cose veramente così. Io comunque credo fondamentalmente che il lavoro sviluppato in questi 3 anni porterà sicuramente la nostra regione in una delle 3 categorie, se non in più di una, a diventare campione d'Italia anche quest'anno, perché insomma, voglio dire, siamo a casa nostra, se non dobbiamo pensarla così, sarebbe molto grave.
Andrea Petri sicuro lo avrebbe pensato, e lo ha pensato e lo ha realizzato. Grazie mister, è vero, erano passati tanti anni da quella vittoria, noi siamo partiti con la più recente, quella di 2 anni fa in Basilicata dei suoi giovanissimi, e nella prossima puntata torneremo agli anni 80, perché quelli erano gli anni in cui ci fu l'ultima vittoria, erano gli juniores però. Grazie mister Andrea Petric. Grazie a voi, grazie a tutti e buon torneo a tutti. E buon torneo, il torneo delle regioni lo racconta FVG Sport Channel dal 13 aprile ogni giorno in diretta. Friuli Venezia Giulia finalmente è campione d'Italia.